Grazie, buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Sono Carlo De Simone, sono amministratore delegato di European Brokers, quindi da intermediario barra distributore faccio il caronte tra i giuristi che diciamo, hanno interpretato e descritto le norme e chi poi le va ad applicare in termini di industria assicurativa. Vi racconto la nostra esperienza, che parte da un confronto tra un mondo che c'era prima e un mondo che c'è adesso. Mi dispiace per il dottor Benaglia che prima è intervenuto, ma io porterò anche un concetto di wellness che secondo me è molto vicino a quello del welfare. E infatti parto da quest'uomo, che è un uomo che molti di voi conoscono, Nerio Alessandri, classe 1961, Cesena, non ero neanche nato, quando nel suo garage quest'uomo, insieme a due amici, poverissimo, un carpentiere e un pittore, realizza quella che vedete, una rudimentale macchina per fare i muscoli, che all'epoca non era poi così diffusa, e con un telefono pubblico inizia a distribuire nel mondo questo, diciamo, questo tipo di attrezzatura. Per arrivare qui, quindi, un uomo che crea la Wellness Valley e crea un nome nuovo, Wellness. Non esisteva, si parlava di fitness prima, ora si parla di wellness, che non è più andare in palestra, non è più fare i muscoli e gli esercizi muscolari, ma è un concetto di vita, di stile, di equilibrio, di salute. È in questo senso che l'industria assicurativa si sta trasformando. È un'industria che diventa sempre più canalizzata verso il soddisfacimento di bisogni della persona, che sono bisogni sì fisici, ma sono bisogni anche di svago, di tempo libero, di emozione, di acquisto. Signori, avete mai visto due persone al bar che parlano di cosa hanno comprato per gratificarsi? Hanno comprato un bell'orologio, hanno comprato l'iPhone, una bella macchina. Hanno mai detto ho comprato una polizza assicurativa? No, non è un bene tangibile. Eppure questo bene non tangibile potrebbe diventare un bene che invece crea status sociale, e quindi uno status che è benessere e uno status che è spendibile nei confronti di amici, colleghi e quant'altro nei nostri discorsi. Noi abbiamo organizzato nel 2012 la Vogue Fashion Night insieme a altri partner a Roma, e in questo senso cosa c'entra un'impresa assicurativa? Nient'altro se non quella di dire che il benessere e il divertimento e il lifestyle possono portare e condurre le persone verso una vita più sana, più equilibrata, quindi meno rischio, quindi meno costi assicurativi, quindi meno possibilità di sinistro. Dobbiamo scegliere, ci troviamo di fronte a un bivio. Fino a un po' di tempo fa regnava il concetto di welfare state, lo abbiamo nominato prima. Per chi non lo sapesse, questo concetto nasce nel mondo delle socialdemocrazie europee, e in particolar modo nasce come riequilibrio delle disuguaglianze. Lo Stato nazionale è il vero centro decisionale, economico, politico, ma soprattutto è quello che ci dà le prestazioni sanitarie e quindi è il focus dominante. Poi c'è un meccanismo di turbocapitalismo, c'è un meccanismo di tecnologia che è in continua evoluzione, c'è un'apertura, e quindi oggi lo Stato da solo non è più in grado, e per risorse economiche e per necessità di prestazioni di qualità di servizio, di fornire in autonomia al cittadino o a chi lo desidera la totalità di quello che gli occorre. E quindi si parla di welfare mix, dove questo mix è Stato, non manca mai, più meccanismi assicurativi, di tutele sanitarie, private, eccetera, più famiglie e terzo settore, che diventano un conglomerato appunto di mix. Un dato, diciamo, importante: quanto vale la spesa sanitaria pubblica privata? Questa è la sommatoria di tutta la spesa sanitaria. Se vedete che la somma della spesa sanitaria privata in uno Stato come il nostro, dove il pubblico funziona e funziona molto bene, comunque, che ne diciamo, con tutti i suoi difetti, la spesa privata quasi totalmente è quella che viene definita out of pocket, cioè è il cittadino che prende i soldi dal portafoglio e paga.
perché anche se ci sono i meccanismi di protezione e di contratti collettivi, ci sono le adesioni ai fondi di categoria, c'è tutto, poi in realtà queste prestazioni non pagano ciò che effettivamente gli serve e che si deve trovare appunto a pagare da solo. Cambiano i bisogni e cambiano soprattutto gli stili di vita, ma è una popolazione che invecchia. Invecchiare vuol dire dover tutelare queste persone, e tutelarle non vuol dire rinchiuderle, ma vuol dire dargli prestazioni sanitarie ad alta efficienza, ad alto valore, che gli consentono di avere uno stile di vita sano e uno stile di vita che duri nel tempo. Quindi non c'è solo la malattia nell'invecchiamento, c'è anche il benessere. E soprattutto la donna lavora. Tasso di occupazione femminile ha raggiunto e ha forse anche superato il 50%. Questo vuol dire che il welfare è anche donna, cioè anche riequilibrare, probabilmente con un focus sulla persona, ma soprattutto sulla famiglia, quelle che sono le esigenze della cultura moderna e della famiglia moderna, dove non c'è il tempo, lo abbiamo detto prima, dove servono i servizi, dove serve un supporto vero. E quindi, in tutto questo, arrivano i bisogni previdenziali di cui abbiamo parlato, ci sono le risorse personali, ci sono le assicurazioni e ci sono, diciamo, quelle che sono le risorse pubbliche, quindi lo Stato che interviene. La previdenza complementare è probabilmente uno dei pochi settori che anche nel periodo di crisi, anche se di poco, ma ha continuato a crescere, e c'è molto da recuperare perché, come vedete, l'Italia ha un 4,9 rispetto a paesi che hanno, diciamo, una evoluzione importante della previdenza complementare e quindi un utilizzo importante di questo canale. Salto alcune slide perché, diciamo, i tempi sono stretti e mi concentro su quello che c'era ieri. Quando io ero più piccolino e ho iniziato questo mestiere si parlava di polizze e rimborso spese mediche. Quindi andavamo in giro e dicevamo: cosa succede se starai male? Avrai bisogno di assicurarti oggi perché domani mattina, se hai un sinistro e ti devi ricoverare, c'è bisogno della polizza sanitaria. E un argomento di vendita, purtroppo si diceva anche questo, poteva essere quanto era stata brava quella compagnia a liquidare velocemente e anche a supportare il sinistro. Bene, quindi c'era un focus attenzionato su questo. C'erano le coperture infortuni, c'erano le polizze rimborso spese mediche, c'era l'assistenza integrativa, c'era la gestione e il risparmio. E quindi c'era quello che era l'analisi del ciclo di vita della famiglia, con tre o quattro prodotti che coprivano il momento appunto in cui la famiglia si trovava. Quindi risparmio, investimento, protezione. E oggi invece di cosa si parla? Oggi si sta parlando di welfare, siamo qua. Perché? Perché probabilmente c'è un'attenzione nuova, che non deriva solo da un aspetto di natura fiscale. Qui abbiamo visto, l'avete citato prima, le nuove diciamo, disposizioni ci permettono di ridurre o annullare quello che è il cuneo fiscale in alcune circostanze, quindi premiare con strumenti di welfare il lavoratore che può utilizzare questi servizi. Non dico come gli pare, ma insomma in molte voci di spesa. Però andiamo a vederle quali sono, cosa si sta diffondendo sul mercato. Sicuramente previdenza integrativa, ne abbiamo parlato. Poi assistenza, c'è una forte domanda di assistenza, che vuol dire prevenzione, check-up, cioè non più sinistro per malattia, ma vuol dire attenzione alla cura preventiva. Il supporto alla famiglia, lo smart working, ormai se ne parla tantissimo, smart working, telelavoro. Il telelavoro è una delle richieste più importanti delle famiglie italiane oggi. Molto spesso la tecnologia ci aiuta anche in questa direzione. Flessibilità oraria, asili nido aziendali, babysitter. Poi la formazione, i lavoratori vogliono essere formati e vuol dire sia formazione interna che formazione specialistica per magari approfondire delle tematiche che possono essere utili sia nel lavoro che come cultura personale. Sostegno all'istruzione dei figli, quindi scuola, borse di studio, cultura e tempo libero, palestre, sport, viaggi, sicurezza, sanità integrativa, le polizze assicurative naturalmente, non è che sono morte, che non esistono più. Il sostegno economico può voler dire anche il ticket, il rimborso spesa, la mensa all'interno dell'azienda, delle convenzioni. Può voler dire sostegno all'integrazione sociale, quindi il supporto anche alla comunità e ai terzi. Questo è quel seme che oggi è il welfare e che dovrà crescere, dovrà esplodere sicuramente con tanta attenzione anche a quello che andiamo a inserire.
Una fortissima attenzione è quella per il mondo delle tecnologie, dispositivi wearable, quindi indossabile. Quasi il 45% di un campione enorme di intervistati mondiali ha un braccialetto che misura il suo stato di movimento, di battito cardiaco, di tempo libero passato o vita sedentaria, il suo sonno. 12% smart clothing, quindi abbigliamento che ci dà indicazioni sullo stile di vita. Iniziano a esserci gli occhiali che ci fanno vedere e creare realtà e concetti di collegamento con il mondo virtuale. Smart watching, quindi l'Apple Watch, insomma, piuttosto che altri strumenti. È un mercato enorme. E perché è enorme? Perché la salute fondamentalmente è anche un motivo commerciale di vendita, è la prima ragione di vendita in molte situazioni. Si stima che nel 2019 verranno venduti 148 milioni di device, una cifra incredibile, e il 70% appunto saranno probabilmente smartwatch. Scenario: l'azienda regala a tutti i lavoratori lo smartwatch. Perché? Perché tiene monitorata la loro attività e trasforma la loro attività in buoni di acquisto, quindi crea un benessere indotto, premia il movimento, premia lo sport, premia l'attività. Maggiore benessere, minori costi per la salute, meno giorni di assenza, più produttività. È chiaro che sono concetti ancora un po' estremi e probabilmente molto più da multinazionali che da piccola e media impresa, però sono concetti che piano piano stanno attecchendo nel tessuto sociale. Le compagnie assicurative mondiali iniziano a fornire strumenti di questo tipo e le persone hanno dato un'indicazione di 62% di soddisfazione nell'utilizzare strumenti messi a disposizione dal mercato assicurativo. Hanno ancora un po' paura, vedete che cala al 34% la fiducia che qualcuno utilizzi i loro dati, perché comunque c'è un concetto di privacy molto forte e c'è un concetto di prudenza. Ma vedete in basso, tolto perché abbiamo un grande colosso qui presente, però ci sono compagnie assicurative che iniziano a regalare device insieme alle polizze, o meglio, polizze dentro il device che vendono nei centri di distribuzione. Alcuni esempi di questi tipi di device, device che monitorano la precisione e la frequenza con cui io mi idrato, piuttosto che l'utilizzo di sensori per uso esercizio terapeutico, quindi per migliorare gli esercizi terapeutici, abbigliamento sportivo che mi tiene monitorato nell'esercizio e nell'attività fisica, o ancora peso, misurazioni cardiache, quindi attenzione sull'infartuato, piuttosto che appunto sistemi di monitoraggio in generale che si stanno diffondendo. È un mercato che vale 2,7 miliardi di dollari e che ha oltre 2 miliardi di finanziamenti dal mondo fintech. È un mercato enorme. Due ultimi esempi e chiudo, che noi abbiamo messo in piedi. Il primo: siamo stati tra i primi nel 2014 a mettere in un contratto collettivo nazionale una forma di copertura obbligatoria LTC. Si tratta dell'accordo collettivo nazionale dell'AIOP RSA, che rappresenta appunto le case di cura private legate alla non autosufficienza. In questo caso la polizza assicurativa è stata resa obbligatoria, tutti i datori di lavoro si sono impegnati a regalarla e darla ai propri lavoratori, ed ha un sistema chiaramente di copertura in prestazione diretta, perché le case di cura, che sono le stesse che erogano naturalmente la prestazione. Questo è l'accordo siglato. Vado velocissimo sul secondo esempio. Molta della spesa sanitaria privata è legata alle cure odontoiatriche, che sono un grandissimo problema per quanto riguarda i rimborsi. L'85,9% è la quota di quanti sostengono le cure odontoiatriche con proprie spese, quindi il famoso out of pocket che non gli viene rimborsato. In questo caso abbiamo creato insieme ad Andi una fondazione che si chiama Fondazione Andi Salute, con un progetto molto preciso, cioè quello di creare ed erogare un sistema di impresa welfare 2.0, che abbiamo chiamato così, con la possibilità di utilizzare quindi la deduzione fiscale che viene messa a disposizione, con la possibilità di accantonare delle somme per l'effettivo utilizzo, quindi se io quest'anno
non utilizzo ciò che ho accantonato, mi viene messo a disposizione per l'anno successivo, quindi non è a massimale ma è a fondo, e con un'appropriatezza delle prestazioni definita a monte da nomenclatori che vengono depositati da ciascun dentista presso appunto la sede nazionale di AIO, di AIO. Non dimentichiamoci che la famiglia è estesa e il welfare può diventare anche esteso per gli animali domestici. Noi abbiamo un prodotto sanitario che copre le cure dell'animale domestico, al momento non rientra chiaramente nel piano di welfare in forma completa, però un domani potrebbe diventarlo, perché il nostro amico a quattro zampe chiaramente ha la possibilità di essere assicurato in caso appunto di spese veterinarie, intervento e infortunio che dovesse subire. Vi ringrazio e scusatemi, sono stato veloce, ma spero entro i 15 minuti. Ah, beh, è un fatto sto in chiesa.